con Loredana Liperini, che è un'autrice molto importante della community femminista, possiamo dire così ancora? Dei femministi? No, della community delle donne, direi. Autrice in particolare di una trilogia che è arrivato con l'ultimo libro, Di mamme ce n'è più di una, e che è seguito ancora dalla parte delle bambine e Non è un paese per vecchie. Il libro è uscito da poco in edizione Feltrinelli e vorrei appunto chiedergli il perché di questo libro e se questo è il libro conclusivo di una trilogia oppure si evolverà in altre edizioni. Per quello che riguarda, diciamo, il racconto di tre, non solo di tre momenti della vita delle donne, l'infanzia, la vecchiaia e la maternità, che ho lasciato per ultima perché è il tema più complesso da trattare, sì, credo che sarà senz'altro l'ultimo libro, però Di mamme ce n'è più di una è un libro che ne contiene altri, tant'è vero che da una parte dei ragionamenti che venivano fatti Di mamme ce n'è più di una, ovvero quelli sulla presunta naturalità dell'essere madri e dell'essere donne, poi è nato come costola in un certo senso anche il libro scritto con Michela Murgia, che esce per la terza proprio in questi giorni, che si chiama L'ho uccisa perché l'amavo, ed è un pamphlet sulle parole del femminicidio. Quindi in realtà da un'altra parte poi di mamme ce n'è più di una sta nascendo, è già nato, è in corso di scrittura un altro lavoro che riguarda il rapporto fra marchi, fra aziende e individui, perché in un capitolo di mamme ce n'è più di una provo a raccontare come la comunità delle mom blogger, che è una comunità numerosissima, sì, e influente, viene utilizzata come strategia di marketing, come insieme portatore di pubblicità e oggetto della pubblicità medesima dalle grandi aziende che producono prodotti per l'infanzia e per la casa.